Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, mi piace mantenere le promesse e quindi abbiamo questo nuovissimo pacco da aprire insieme che contiene niente poco di meno che due nuovissime uscite discografiche, o meglio una uscita discografica, ed è il nuovissimo live album degli Iron Maiden, ovvero Knights of the Death, Legacy of the Beast, in versione vinile e in versione CD. Per cui li andiamo ad aprire insieme, così da vedere cosa contengono, come sono fatte queste confezioni, e se tutto merita ed è degno di questo glorioso nome. Allora, procediamo prima con la versione in CD, diciamo che è più maneggevole, è più gestibile, e andiamo a vedere subito come si compone. Sono molto curioso perché è un formato, diciamo, tra virgolette, nuovo per gli Iron Maiden. Loro di solito non facevano il digipack in questo modo, ma ultimamente sto notando che si stanno adeguando. Allora, punto primo, ci sono questi adesivi bellissimi che ovviamente non staccheremo mai da questa carta, onde evitare di perdere il valore, e vediamo che c'è anche un bellissimo poster che riporta le date del Legacy of the Beast Tour del 2021, ovvero dell'anno prossimo. Come sappiamo, tutte le date sono state annullate per causa del Covid, che ormai tutti noi conosciamo. Sto vedendo rapidamente se c'è qualche data in Italia, ma mi sembra... sì, c'è una data a Bologna, il 24 giugno, e basta, c'è solo questa data, per cui spero e mi auguro che possano farle, anche se onestamente ho i miei dubbi. Non credo che a giugno del 2021 saremo in grado di rifare un assembramento così importante. Ma andiamo a vedere allora il bellissimo design, diciamo, il bellissimo design di questi CD, che ricorda le vetrate che abbiamo visto durante il tour. Io almeno ero presente a Milano dell'anno scorso, o di 2 anni fa ormai, e qui vediamo praticamente tutte le immagini. Andiamo a vedere il booklet, che come al solito è una cosa molto grossa per gli Iron Maiden, come sempre diciamo, e questa bellissima copertina ci introduce poi nel booklet. Qui vediamo Eddie con Rod Smallwood, vediamo Dickinson con Eddie, e varie immagini tratte appunto da questi live. Noto con piacere, sono molto felice di vedere di nuovo Bruce Dickinson con i capelli lunghi, perché diciamo non mi è mai piaciuto da quando se li era tagliati. Ovviamente parlo solo dell'aspetto estetico. Qui vediamo le bellissime immagini, che suppongo in vinile saranno molto più belle. Vediamo tutte le immagini che di solito loro pubblicano sempre nei loro live album. Qui abbiamo addirittura formazioni di calcio che, vabbè, per quanto io non apprezzi il calcio, però riconosco che gli Iron Maiden lo hanno sempre amato, per cui insomma mi faccio andare giù questa cosa. Vediamo delle bellissime immagini di Dave Murray, Yannick Gers, Nico McBrain, insomma tutti quanti loro. La bellissima il bellissimo pupazzo che appare alla fine, diciamo al termine dell'esecuzione del brano Iron Maiden, e poi varie altre cose. Qui ci sono immagini con i fan e varie informazioni. Non c'è altro. Ovviamente la tracklist, quindi vediamo che c'è il Churchill Speech, Ace Sai, Where Eagles Dare, 2 Minutes to Midnight, The Clansman, The Trooper, Revelation, For the Greater Good of God, The Wicker Man. Poi sul secondo disco abbiamo Sign of the Cross, Flight of Icarus,
Fear of the Dark, The Number of the Beast, Iron Maiden, The Evil Dead Men Do, Hallowed Be Thy Name e Run to the Hills. Ma passiamo un attimo a vedere com'è la versione vinile, così da fare un rapido confronto. Allora, è ovvio che il vinile occupi molto più spazio, quindi sicuramente tutto è molto più bello in vinile, indipendentemente da quello che è, diciamo, l'ascolto del prodotto. Ci limiteremo semplicemente a dare un'occhiata a questo bellissimo gatefold che contiene, guardate un po' voi, che qualità di immagini veramente veramente stupende. Ora ci sono i riflessi delle mie luci, ma sicuramente riuscite a vedere che sono veramente veramente delle immagini stupende. Adesso andiamo a vedere uno a uno i vinili come sono. Quindi allora abbiamo questo primo vinile, poi non so se si vede, se vi rendete conto dal video, ma è un cartonato lucido bellissimo. Abbiamo, vabbè, questi sono normali vinili neri, 180 grammi ormai, per fortuna direi, e qui abbiamo Bruce Dickinson su questa bellissima immagine lucida. Andiamo a vedere il secondo disco, che si trova in mezzo. Anche questo ha questa immagine lucida bellissima, e anche qui abbiamo il vinile 180 nero. Dietro ci sono queste immagini in questo modo. Sono ovviamente le stesse cose che troviamo sul CD, però chiaramente qui è tutto più grande, quindi è tutto più bello. Terzo disco, anche questo ovviamente con immagine lucida qui, veramente bella. Anche qui abbiamo il vinile nero 180 grammi e anche qui dietro ci sono le immagini, le stesse che troviamo sul CD. Diamo un attimo un'occhiata un po' più da vicino per vedere meglio, magari senza riflessi, e poi tiriamo le conclusioni finali. Quindi ecco, nel dettaglio, vabbè, a parte farvi vedere al volo il CD che, come vi dicevo prima, è bellissimo, ma ovviamente per ovvi motivi di spazio è più piccolo, sicuramente la cosa che preferisco e che mi piace veramente tanto è il vinile, perché con le sue dimensioni offre veramente uno spettacolo visivo incredibile. Qui possiamo vedere tutte le date che sono state fatte, diciamo dal 2018 in poi, per arrivare diciamo fino al 2010, fino al 2020, scusate, 2020, e addirittura, come vi ho detto prima, qui ci sono quelle del 2021 che spero per loro che possano fare. Non credo onestamente, perché secondo me non passerà così in fretta questa pandemia, però nel frattempo sicuramente possiamo goderci queste immagini fantastiche. Cioè, sto usando questa ripresa più da vicino per mostrarvi veramente i dettagli che sono sempre presenti appunto in ogni prodotto degli Iron Maiden, al di là delle bellissime foto che sono sempre presenti nei loro lavori. Però in generale ci sono queste grafiche, queste foto veramente stupende. Mi ricordo ancora la pelle d'oca quando ho visto dal vivo questo coso qui che usciva fuori da dietro il palco, diciamo, ed è stato veramente una cosa incredibile potervi assistere dal vivo. Sicuramente è stato uno dei tour più belli e uno degli spettacoli dal vivo più belli che ho visto degli Iron Maiden. Ormai ne ho visti diversi, quindi posso sicuramente dire che questo qui è stato veramente emozionante. E ok, quindi come avete visto, questi due prodotti sono veramente bellissimi, vinile e CD, anche se in CD esiste anche la versione quella più allungata che fanno girare dai tempi di The Book of Souls. Non mi fa impazzire particolarmente, perché diciamo è un fuori standard, per cui per questa volta ho preso queste due versioni qui. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quale avete preso voi, e vi dico che se questo video raggiunge almeno le 1000 visualizzazioni, che so essere un numero basso, ma per il mio canale sono tante, se raggiunge almeno 1000 visualizzazioni vi porterò la reaction durante l'ascolto, perché
mi piacerebbe ascoltarlo più o meno come ho fatto con Power Up degli AC/DC, quindi insieme a voi sul nostro piatto ce lo andiamo a sentire insieme, ma solo se arriviamo almeno a 1000 visualizzazioni. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivando la campanellina, così da non perdere i miei prossimi video. Io vi saluto, ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!